nella testa funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. Due battute con Mattia Montesanti è un disturbatore. Mattia, domenica scorsa grande prova della Raffaele Lamezia a Cerignola. Come ha giocato secondo te? Ma a parte il primo set, penso che c'è stata una crescita costante in tutta la partita. Complessivamente, secondo te state migliorando la prestazione fisica o la concentrazione mentale? Ma credo che entrambe le cose, sia la parte fisica sta migliorando, sia anche l'amalgama di squadre e di conseguenza l'aspetto mentale. Ti consiglio di migliorare la prestazione fisica perché quella mentale, insomma, perché te la tieni per te, no? E penso che non intendesse sul campo di volley. Andiamo avanti, Mattia. Chi è stato il miglior giocatore secondo te della Raffaele Lamezia a Cerignola? Ma forse se devo fare proprio un nome, credo che Vittorio Butera. Vittorio Butera. Mattia, sei un libero. Puoi aiutare gli amici che ci seguono da casa? Che cosa concretamente fai il libero sul campo? Penso che sia il ruolo che deve fare solo ricezione e difesa, ma non è solo questo, ci sono tante altre cose che non si vedono. Ma tu sei libero solo per il gioco o anche nella vita? No, sono occupato. E allora domanda tecnica, attuale situazione sentimentale? Occupato. Occupato con chi? Troppo volete sapere adesso. Ma lei lo sa? Lei lo sa, sì. Da sicuro. Quanto tempo? Anche troppo, no, scherzo. Come l'ho conquistata? Con lo sguardo o col sorriso? Con lo sguardo. Ma lei tifa Raffaele Lamezia? Ovvio. Il tuo numero di cellulare? 345. Bip. Bene, Mattia. Disturbatore, hai domande da fare? Sì, quel tatuaggio c'è scritto Raffaele Lamezia? Sì. Che è sul braccio. In arabo. E se mai dovessi cambiare squadra, ti tagliamo il braccio? Sì. Metto uno nuovo. Invece senti, se dovessi scegliere di giocare con un'altra squadra di volley calabrese, a parte la Raffaele Lamezia, con chi andresti? La mia società di appartenenza è la Tonno Callipo. Tonno Callipo! Buono! Ma il tonno da mangiare o la squadra Tonno Callipo? No, la squadra Tonno Callipo. Il gelato. Mattia, come ti trovi con la Raffaele Lamezia? Bene, bene. Ma giallo o blu? Come? Mattia, giallo o blu? Blu. Mattia, di una donna cosa guardi? I capelli, le mani o le gambe? Ma un po' tutto, nel complesso. Sei un guardone? Esatto. Mattia, petto o coscia? Petto, quando sempre petto. Quando mangi il pollo, dico, preferisci il petto o la coscia? Il petto, come anche nel gioco. Mattia, se dovessi paragonare la Raffaele Lamezia a un piatto tipico culinario, che sarebbe? Ma da quanto ho sentito nelle altre interviste, tutti la paragonano alla lasagna. E tu? Allora anch'io mi adeguo. Ma non sei convinto? Perché, Mattia? Cosa manca alla Raffaele Lamezia per essere una lasagna? Le polpette? Le polpette, sì. Ne abbiamo tante. Hai domande per Mattia? Ma le mangiate domenica le orecchiette con le cime di rapa? Ovvio. Mattia, come vi state preparando per la prossima partita in casa? Ma abbiamo studiato bene gli avversari e sappiamo che è una squadra tosta. E cerchiamo di limare le cose che non sono andate molto bene nella precedente partita. Mattia, ci fai vedere in camera l'urlo dopo la vittoria contro il Cerignola? Sì! E invece ci fai vedere la faccia bruttissima della sconfitta? Senti, ti sta lanciando il pallone un amico che è Salvatore Torchia. Com'è il tuo rapporto con lui? Ottimo. Ma perché ce l'hai di fronte? No. Perché lo stimo davvero. Guardate che mano che ha. Con un aggettivo, come lo definiresti? Vujovic. Come? Vujovic, è un direttore sportivo di una squadra di Serie A 1.
Bene, vuoi fare un saluto a tutto il pubblico della Raffaella Lamezia invitandola al Palasparti domenica? Ci vediamo domenica, venite a sostenerci, abbiamo bisogno di voi. Ciao, due battute con... Ciao!